Benvenuti in questo nuovo video. Vi invito ad iscrivervi e lasciare un like per supportare il canale. Prima di iniziare con il video, vi ricordo che domani sera, martedì, sarò in live qua su YouTube alle 21:30 per continuare la carriera allenatore con la Vezze, quindi mi raccomando, non mancate. Come avevo anticipato in live giovedì scorso, in quest'ultimo periodo mi sono messo a studiare, tra virgolette, delle slide che potessero rendere il gioco un po' più realistico rispetto a come FIFA normalmente. Quindi delle slide che vadano un po' a togliere la frenesia che è sempre presente in qualsiasi FIFA praticamente. Ho preso un po' spunto su qualche forum, su qualche gruppo Facebook per, diciamo, avere una base di partenza e creare quelle che sono le mie slide, quelle con cui io mi trovo meglio. Ed ho deciso di condividerle con voi perché penso che possano esservi utili, magari vi piacciono già come sono, oppure potrebbe essere un'ottima base di partenza per creare poi le vostre slide. E a questo proposito, in questo video andremo a vedere sì le slide che ho creato per rendere FIFA un po' migliore per chi è interessato, ma vi spiegherò anche magari un po' come funzionano e quali parametri andare a modificare per appunto cambiare un po' il gameplay, renderlo un po' più realistico, oppure più veloce, oppure più lento, insomma. Vi darò qualche nozione, ecco. Ci tengo a precisare che non sono slide che rendono più difficile il gioco, sono semplicemente slide che vanno a renderlo più realistico, secondo me. Quindi vanno a ridurre un po' la velocità generale del gioco, ecco. E lo rendono un po' meno preciso. Cioè in FIFA solitamente ogni passaggio è preciso, la CPU non sbaglia mai, eccetera, eccetera. Invece con queste slide sarà più difficile fare dei passaggi, soprattutto in condizioni non ottimali, come vedrete poi nel video. Insomma, andiamo su FIFA così vi faccio vedere un po' tutto. Allora, eccoci qua su FIFA, mi sono messo gli occhiali perché altrimenti non ci vedo assolutamente. Andiamo a vedere quelle che sono le impostazioni. Allora, intanto vi dico, come difficoltà ho messo leggenda, io mi trovo bene con quella, ma potete mettere la difficoltà che preferite. Per quanto riguarda invece la velocità di gioco, ho lasciato normale, eventualmente potrete mettere lenta se preferite. Ah, e mi raccomando, me lo sono dimenticato. Commentate, fatemi sapere se voi utilizzate delle slide, quali sono le slide che utilizzate, se vi piacciono queste slide, se le proverete, insomma, commentate, fatemi sapere. Partiamo con le slide che poi vi riassumerò o in una tabella oppure le scriverò in descrizione, quindi mi raccomando, guardate anche magari i commenti, forse le lascerò nel primo commento, non lo so, comunque date un'occhiata se volete provarle. Per fare queste slide, come ho detto prima, ho preso spunto un po' da quello che ho visto in giro, le ho provate, le ho testate, le ho cambiate a mio piacimento e adesso sono qua a spiegarvele. Partiamo dalla velocità. Accelerazione e velocità scatto si riferiscono appunto alla velocità dei giocatori in campo. L'accelerazione è la velocità che, cioè il tempo che ci mette il giocatore a partire, mettiamola così, quindi diciamo i primi passi. Più è alto, più partirà in fretta. E la velocità scatto è la velocità massima che raggiunge il giocatore. L'accelerazione è anche la velocità con cui raggiunge effettivamente la sua massima velocità. L'ho messa a 47 perché vanno a rallentare un pochino i giocatori, il che rende il tutto un po' più credibile. Però non l'ho abbassata troppo, perché se abbassate troppo questi parametri, i giocatori non si stancheranno. E durante una carriera, secondo me, è veramente brutto che i giocatori non si stanchino, altrimenti che senso ha fare cambio e turnover? Errore tiri e passaggi, sono andato a modificarli a 60 e 62. Questo chiaramente si riferisce all'errore nel momento in cui andate a calciare o a passare il pallone. Secondo me 60 come errore tiri ci sta, è il giusto equilibrio tra errori e gol fatti, mentre normalmente a FIFA è molto facile far gol, così c'è un po' di difficoltà in più. Per i passaggi chiaramente è molto importante non metterli perché insieme ad un'altra statistica, ad un'altra slide che dopo andremo a vedere, avere dell'errore passaggi, quindi i giocatori sbagliano più frequentemente, rende il gioco meno flipper, quindi non c'è più l'effetto flipper di parto dalla difesa con tutti i passaggi velocissimi e arrivo in porta. Velocità tiri e velocità passaggi, ho deciso di metterla a 45, o meglio, ho visto delle slide che le mettevano a 45, le ho provate, mi sono trovato bene e quindi non sono andato a modificare. Le slide in questione sono quelle che ho trovato sul gruppo di FIFA Carriera Allenatore, credo l'abbia fatte Luca, un amministratore del gruppo. Avevo preso spunto anche l'anno scorso dalle sue slide per fare la carriera con lo Schalke, quindi lo ringrazio, anche se non vedrà mai questo video. Come frequenza infortuni sono andato a mettere 65, gravità 25. Questo cosa fa? Ci sono più infortuni perché più alta la frequenza, chiaramente più infortuni ci sono. Però meno gravi, quindi la frequenza, la gravità essendo più bassa va a rendere, praticamente il risultato è quello di avere piccoli infortuni ma un po' più spesso di come accade normalmente,
e rende il tutto un po' più credibile. Per quanto riguarda invece l'abilità portiere, sono andato a metterla a 58. Ho fatto delle prove, secondo me è la giusta via di mezzo, combinata anche con l'errore tiri. Direi di lasciarla così. Chiaramente l'abilità portiere è appunto la bravura poi del portiere, la capacità di parare del portiere, come scritto qua sotto. Allora, per quanto riguarda la marcatura, io ho deciso di metterla a 70. Qua parlano di pressione. Se leggete sotto, c'è scritto che modifica la pressione esercitata dai difensori della CPU sugli avversari. È vero, va a modificare la pressione, chiaramente. Su vari forum ho letto più, diciamo, fino a 70 la difesa marcherà zona. Sopra i 70 la difesa invece marcherà uomo, quindi sarà molto aggressiva sui giocatori. Allora, effettivamente salendo sopra il 70 si nota, diciamo, un'aggressività maggiore, però non credo, almeno non mi è sembrata tanto degna di nota, anzi, a volte non mi sembrava nemmeno di aver alzato il livello di marcatura da 70, per esempio, a 75, ho fatto una prova del genere. Vedete voi come vi trovate meglio. Io mi sono trovato con 70, che va a rendere le difese un po' più forti, ecco, così mi sono trovato bene. Frequenza inserimenti si riferisce all'inserimento che faranno i vostri giocatori quando avete il pallone, quindi i classici movimenti senza palla. Più è alta la frequenza inserimenti, più si inseriranno. Io sono andato ad abbassarla perché su FIFA i giocatori si inseriscono già molto in automatico, quindi secondo me non ha senso andare ad alzarla, anzi va abbassata perché rende più difficile andare a far gol ai meno giocatori davanti. Più l'abbassate, più gli inserimenti dovrete farli voi. Quindi io ho messo 45, per me è la giusta via di mezzo, voi provate e fatemi sapere. Altezza, lunghezza e ampiezza della difesa, parametri molto importanti. Allora, altezza difesa e ampiezza difesa non sono andato a toccarli, secondo me vanno bene così. Li ho provati, mi trovo bene. La lunghezza sono andato a mettere a 40. Per la lunghezza cosa intendono? Loro intendono per lunghezza in realtà la compattezza della difesa, nel senso, più abbassate questo valore, più la difesa sarà compatta, più alzate questo valore, più si allargherà. Ok, quindi state attenti quando modificate questo parametro perché è molto importante e scegliere il settaggio giusto è veramente, secondo me, una delle cose fondamentali perché se stringete troppo, allargate troppo, chiaramente sarà più facile far gol e tutte le altre slide verranno, non vi dico annullate, ma comunque sarà un gioco un po' squilibrato. L'ultima cosa che sono andato a modificare è l'errore controllo tocco di prima. Questo va a modificare la capacità dei giocatori di fare passaggi di prima o con stop. Questo è veramente importante perché insieme all'errore passaggio va a togliere l'effetto flipper, quello che vi dicevo prima, appunto, dei giocatori che si passano il pallone a raffica. Per me 65 è il valore ottimale, vedete voi come vi trovate meglio. Vi ho fatto vedere le slide della CPU, stessa cosa, vanno applicate chiaramente all'utente, quindi a voi che state giocando. Per rendere più difficile il gioco, qualora voi foste interessati, io vi consiglio di andare solo per la CPU ad abbassare l'errore tiri, a rendere i loro tiri più efficaci. L'errore passaggi anche potete abbassarlo, ma sono bravi anche con 62, quindi vedete un po' voi. Potete rendere la marcatura, potete mettere marcatura un po' più alta, così saranno più aggressivi, alzare l'abilità portiere, ridurre magari l'errore controllo di prima. Questo per la CPU per rendere più difficile. Oppure potete eventualmente anche avere dei malus in più voi, quindi aumentare il vostro errore tiri, aumentare il vostro errore passaggi, il vostro errore controllo tocco di prima, il vostro portiere più scarso. Però secondo me la cosa migliore è sempre cercare di mantenere un equilibrio. Cioè, è vero che se sbagliate tanti passaggi, sbagliate tanti tiri, il gioco è più difficile, però poi non è più credibile perché non è che potete sbagliare sotto porta ogni volta. Quindi se volete mantenerlo realistico ma più difficile, vi consiglio di modificare più la CPU e magari lievemente anche i vostri valori, quindi andare ad alzare per esempio, andare a diminuire per esempio l'errore tiri della CPU, alzare un pochino il vostro, rendere magari la difesa della CPU un po' più forte, il portiere un po' più forte, in modo da bilanciare un po', senza mai esagerare. Io direi che per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere con un commento se avete provato le slide, se vi sono piaciute, vi ricordo che domani sera alle 21:30 sono qua in live su YouTube con la carriera con la Velze, lasciate un like a questo video, se non l'avete fatto ancora mi raccomando iscrivetevi per favore, ci vediamo quindi in un prossimo video.